Se ti fermi un momento ad ascoltare, se i tuoi occhi avranno voglia di cercare orizzonti dove perdersi nel blu, l'universo sentirai anche tu. Ogni vita, ogni più piccola esistenza ha una voce, un suo timbro, una cadenza. Ogni uomo ad altre vite unito ormai in un coro, sinfonia dell'infinito, sai. È un accordo in ogni cuore, vibra dentro un sentimento e poi fra miliardi di galassie va e diventa melodia. C'è un'orchestra fra le stelle, ne facciamo parte anche noi e non smette di suonare mai, perché là dell'universo
Ciao bambini, dopo aver visto insieme a voi questo bellissimo cartone animato di questo pesce che desidera andare in alto, spiccare il volo, e di questo cagnolino che vede il suo desiderio e lo aiuta in tutti i modi, mi è venuta in mente una cosa che diceva San Paolo alla comunità di Corinto: aspirate ai carismi più grandi. Cercate nella vostra vita i desideri più grandi e io vi indicherò la via migliore di tutte, quella via che si chiama la carità, che si chiama l'amore, il dono totale di sé. Allora io stasera vorrei dirti questa cosa qui: non perdere il tuo tempo inseguendo cose inutili, cose banali, cose superficiali. Io vorrei che tu potessi tornare alla vita di tutti i giorni, alla vita quotidiana di tutti i giorni, con il desiderio di volare alto, di aspirare ai carismi più grandi. E allora, per fare questa cosa qui, c'è bisogno che ciascuno di noi nella propria vita sappia trovare quegli adulti, quegli educatori che davvero sono capaci di coltivarci nei nostri desideri più grandi. E mi è venuta in mente due immagini che voglio consegnarti. La prima è di un libro che ho letto tantissimo tempo fa, che si intitola Messaggio a un'aquila che era convinta di essere un pollo. Noi siamo delle aquile, ma tante volte corriamo il rischio di vivere come dei polli e perdiamo tantissime occasioni e inseguiamo il niente. Allora ricordati, sei un'aquila, non sei un pollo. Sei chiamato a volare alto. E la seconda immagine che ti consegno è quello dello zio Saverio, che era lo zio di Angelino Roncalli, che poi è diventato il grande Papa Giovanni XXIII. Zio Saverio vedeva Angelino, vedeva il suo desiderio di studiare, vedeva il suo desiderio di entrare in seminario e di diventare prete, e ha fatto di tutto per aiutarlo. Ecco, questi sono gli educatori, quelli che ti sanno coltivare, quelli che sanno indicarti la via migliore di tutte per aspirare ai carismi più grandi, l'amore. Ecco, io ti auguro come sempre una buona notte e di fare dei sogni meravigliosi. Ciao!